europeo, però è un campo che, in cui nessuno ha dato realmente l'impressione di poter essere l'atleta grossa rivolta fino adesso, è quello che ha regalato le migliori impressioni. Rivolta che fu secondo a Netanya, argento nel 2015 in Israele dietro a Laszlo Cseh, che invece ha fallito questo appuntamento del 2017 all'europeo di Corta sul terzo gradino del podio, il russo Nikita Konovalov, anche lui è sparito dai radar delle vasche. C'è stato l'ingresso di Piero Codia, poi Marius Kusch, questo è Joeri Verlinden, piano piano a scalare verso il centro della vasca, dove ci saranno un pericolosissimo Konrad Cerniak, pericolosissimo per gli azzurri, e poi, lo ribadiamo, l'argento europeo in carica, miglior crono d'ingresso in finale 50-01, Matteo Rivolta. Molto efficace nelle subacquee a Rivolta, molto rabbiosa la sua nuotata, così come morbida e fluida quella di Piero Codia. Nessuno dei due azzurri ha mai vinto una medaglia d'oro a livello continentale né ovviamente mondiale, ci è andato molto vicino però Rivolta due anni fa a Netanya, si inchinò in quell'occasione a un eccellente Laszlo Cseh, che andò a recuperarlo nelle ultime tre bracciate con la classica progressione di Laszlo, devastante. Ed eccolo qua, il primatista italiano, Matteo Rivolta, 49-54, lo scorso 12 di agosto a Eindhoven, in Olanda, si presenta a questa finale accreditato di un 50-01 stampato in semifinale. C'è un'attesa pazzesca per capire se gli azzurri per la prima volta nella loro carriera riusciranno a salire sul gradino più alto di un podio individuale. Matteo Rivolta, il più favorito dei due in questa circostanza, ma senza mai sottovalutare Piero Codia. Ha fatto un bellissimo salto di qualità Codia nell'ultima stagione, soprattutto in vasca lunga, e questo lo ricolloca d'obbligo tra gli atleti che possono giocare duro oggi. Sul blocchetto di partenza e pronti per lo start. Codia, Verlinden, Karlanov, Rivolta, Cerniak, Sadovnikov, Kusch e Zurkin. Cominciata la finale europea dei 100 Delfino, Italia in corsia 1-4, Piero Codia e Matteo Rivolta, una Matteo Rivolta che cede nella prima vasca di andata qualcosa nei confronti di Konrad Cerniak, buona però la prestazione di Piero Codia, parte alta della vasca in corsia numero 1, attenzione anche a quello che sta cercando di fare Piero Codia, che si presenta alla virata dei 50 metri soltanto con un centesimo di svantaggio rispetto alla 22,92 di Konrad Cerniak, ancora fa un po' più di fatica però Piero Codia, sale invece l'azione di Matteo Rivolta che cerca di andare al sorpasso del polacco, bisogna pennellare una grandissima subacquea qua con Matteo Rivolta per provare a sognare la vittoria, una finale di gara pazzesco, occhio anche in corsia numero 7 a Kusch, una finale in cui si spinge tantissimo, in cui c'è la doppietta azzurra, una doppietta bellissima, Rivolta e Codia davanti a Kusch, Matteo Rivolta è campione d'Europa in vasca corta, 49,93, e questi sono due ragazzi che oggi hanno dimostrato di avere nel motore altro che una tigre, uno zoo intero, perché è stata una gara in cui ci sono stati cambiamenti di fronte continui, prima la partenza aggressiva di Cerniak, poi il tentativo di recupero di Piero Codia e alla fine un secondo 50 metri spettacolare da parte di Matteo Rivolta. Beh, stupendo, 1-2 azzurro, era dei tempi di Magnini e Rosolino che non trovavamo questo risultato, oltretutto divisi i ragazzi da veramente pochissimo, il distacco sensazionale, la scelta di gare, la fuga dalla laterale da parte di Codia, comunque mi sembra molto soddisfatto nonostante l'argento di un soffio, e la ripresa infinita di Rivolta che è sempre molto molto bravo a sviluppare al massimo le subacquee, una gara che lui ha vinto attraverso questa ricerca di posizione, non nella parte emersa ma nella parte sommersa della gara. 3 centesimi tra i due,
5 centesimi di distacco tra Godier e Kusch. Si vedeva che un po' tutti ieri avevano votato sui limiti, fatto eccezione per Godier, che ha fatto un salto di qualità in giornata davvero notevole. 1-2 azzurro, risultato perfetto. Due anni fa a Netanya, a questo punto del programma gare, l'Italia era ancora a quota 0 ori. Adesso ce ne sono due nel medagliere azzurro: Fabio Scozzoli ieri nei 50 rana, Matteo Rivolta oggi nei 100 delfino, e balla la sirenetta di Kinga Dana, balla anche per l'Italia. E per gli azzurri non è finita, perché dopo i brividi dei 100 delfino arrivano subito gli 800 stile libero femminili con Simona Quadarella, che potrebbe essere una grande protagonista. Esatto, fino adesso l'abbiamo tenuta nascosta, una Quadarella che entra negli 800 con un ruolo importantissimo, quello dell'atleta che ha fatto il miglior progresso nell'estate 2017, atleta che ha vinto la medaglia di bronzo nei 1005 in quel del mondiale di Budapest nell'estate passata, appunto secondo tempo dopo le batterie di ieri, dietro a un atleta che lei ha regolarmente battuto nell'estate passata. È vero, è Vasca 25, non è così amica della Quadarella, però è una distanza in cui lei vuole recitare un ruolo importante. Attenzione anche alla signorina che è stata inquadrata poco fa, Boglarka Kapas, bronzo olimpico a Rio 2016, lei che si è fatta notare oramai diverse primavere fa, era a Pechino 2008 quando all'Olimpiade cinese, 15 anni e 111 giorni, fu la più giovane rappresentante della spedizione ungherese. Sì, un atleta che ha teoricamente i personaggi migliori, ma è anche l'atleta che è riuscita con maggior difficoltà ad affrontare i campionati mondiali in casa sua nell'estate. In attesa di Simona Quadarella, però doveroso andare in zona mista dal fresco campione europeo dei 100 delfino, Matteo Rivolta. Sì, Matteo, campione d'Europa, hai dominato questa gara praticamente dall'inizio, anche dai giorni scorsi, insomma, da prima di venire qua probabilmente. Ma sì, diciamo che, allora, sono contento per la medaglia, perché comunque è la mia prima medaglia individuale ad un campionato internazionale, prima medaglia abbastanza pesante, insomma. E per quanto riguarda la prestazione, non lo so, non so ancora, ho visto 26-8 di ritorno, quindi più o meno tra le gare di ieri, mi aspettavo qualcosa di meno, sinceramente, però... Però sei campione d'Europa. Sì, no, infatti è una buona constatazione. Forse, anzi voglio sicuramente, questa preparazione diversa che ho fatto da settembre a questa parte mi ha tolto un po' di brillantezza nella gara del 100, però comunque è stato un investimento che abbiamo dovuto fare anche per arrivare alla fine della stagione con un certo margine, quindi va bene così, la prestazione... Va bene così, sei campione della stagione, lo ridico! Prestazione discreta, risultato ottimo, quindi massimo risultato con una resa non ottimale. Perfetto, complimenti. Siamo con Piero Codia. Piero Codia. No, allora Tommaso, sì, Tommaso, vai con Tommaso. Andiamo, vai, perché vai. Parte la finale degli 800.